In questa lezione calcoliamo insieme le derivate di queste funzioni. Lo faremo usando la nostra tabella delle derivate delle funzioni elementari e le regole di derivazione che abbiamo imparato. Iniziamo dalla prima funzione. Osserviamo che possiamo riscriverla come 1 mezzo e alla x più 1 mezzo e alla meno x, ovvero come combinazione lineare di e alla x e alla meno x con coefficienti 1 mezzo. Quindi per linearità possiamo calcolare y' come 1 mezzo la derivata della prima funzione e alla x più 1 mezzo la derivata della seconda funzione e alla meno x. La derivata di e alla x è e alla x e quindi otteniamo 1 mezzo e alla x. Mentre e alla meno x va letta come composta, quindi come funzione interna che manda x in meno x e la funzione esponenziale è quella esterna. Dalla chain rule otteniamo che la sua derivata è la derivata della funzione esponenziale valutata nella funzione interna, quindi e alla meno x, per la derivata della funzione interna, cioè meno 1. Quindi otteniamo 1 mezzo che moltiplica e alla x meno e alla meno x, ovvero e alla x meno e alla meno x fratto 2. Concludiamo con un'osservazione. La funzione che abbiamo appena derivato è per definizione il coseno iperbolico di x, mentre la derivata y' è per definizione il seno iperbolico di x. Abbiamo così dimostrato la formula che compare in tabella, cioè la derivata del coseno iperbolico di x è il seno iperbolico di x. E in maniera analoga si dimostra la formula per la derivata del seno iperbolico. Calcoliamo la derivata di questa somma di funzioni. Per la linearità, la derivata y' sarà uguale alla somma delle tre derivate. Quindi derivata di seno di x al quadrato più 3 volte la derivata del coseno di x al quadrato meno la derivata di 2 alla x. Ci serve quindi la derivata di seno al quadrato di x, che leggiamo come composta. X viene mandato in seno di x e poi eleviamo tutto al quadrato e chiamiamo g la funzione interna. Possiamo quindi calcolare la derivata di sen quadro x come g' per la derivata della potenza seconda, quindi 2 volte g di x. Nel nostro caso significa 2 seno di x per coseno di x. Andiamo a sostituire. Più 3 volte la derivata del coseno di x al quadrato. Quindi ora ci serve calcolare questa. È una funzione composta. Infatti, x viene mandato in x quadro e poi si applica il coseno del risultato. Chiamiamo g la funzione interna e la derivata del coseno di x quadro sarà sempre g' di x per la derivata del coseno calcolata in g, quindi meno seno di g di x. Sostituiamo meno seno di x quadro per 2x. Riportiamolo in y' e quindi abbiamo 3
che moltiplica meno 2x seno di x alla seconda. Infine ci serve la derivata di 2 alla x. Questa è una funzione elementare che troviamo nella tabella. È un esponenziale con base 2. Quindi la sua derivata sarà 2 alla x per il logaritmo naturale di 2. Facciamo gli ultimi conti. E la derivata è questa. Consideriamo ora questa funzione. Si tratta di una funzione composta. La funzione interna g manda x nel quoziente x fratto x quadro più 1 e si applica poi l'arcotangente al risultato. Per calcolare la sua derivata usiamo quindi la chain rule. Y' è uguale a g' di x per la derivata dell'arcotangente calcolata in g. Quindi 1 fratto 1 più l'argomento al quadrato. Calcoliamo a parte g' di x come derivata del quoziente con numeratore x e denominatore x quadro più 1. Allora abbiamo derivata del numeratore, cioè 1, per il denominatore x quadro più 1, meno il numeratore x per la derivata del denominatore 2x, tutto fratto il denominatore x quadro più 1 al quadrato. Facciamo i conti. Sostituiamo ora g e g' nella formula che abbiamo preparato. Ecco la nostra derivata. Consideriamo la funzione x alla seno di x. È una funzione dove sia la base che l'esponente sono funzioni di x. Per studiare funzioni di questo tipo, il trucco è usare questa identità. Quindi scriviamo e alla logaritmo naturale di x alla seno di x. Usando proprietà dei logaritmi otteniamo e alla seno di x logaritmo naturale di x. Siamo ora pronti a calcolare la derivata con la chain rule. Riconosciamo infatti la funzione come composta, con funzione interna g che porta x in seno di x per logaritmo di x e la funzione esterna, l'esponenziale naturale. Y' sarà g' per la derivata dell'esponenziale calcolata in g, cioè e alla g. Calcoliamo a parte g'. Osserviamo che g è il prodotto tra seno di x e logaritmo di x. Quindi la sua derivata, g', si calcola con la regola del prodotto. Derivata della prima funzione, cioè del seno, per la seconda funzione, il logaritmo, più la prima funzione, il seno, per la derivata del logaritmo. Sostituiamo le derivate delle funzioni elementari e otteniamo questo risultato. Basta ora sostituire nella formula per y'. E quindi otteniamo e alla sen x logaritmo di x per coseno di x logaritmo di x più seno di x fratto x. Riconosciamo che questo oggetto è uguale a questo e che quindi è uguale alla funzione iniziale. E riscriviamo come x
alla seno di x per coseno di x, logaritmo naturale di x, più seno di x fratto x. E questo è il nostro risultato. Useremo questo trucco con tutte le funzioni di tipo y uguale a di x alla b di x, dove sia la base che l'esponente sono funzioni di x.